Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Il conto alla rovescia. Porca Eva. Il conto alla rovescia sta per finire. Dai, 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 dai. Dai. Allora, non sto più nella pelle. 23,59 del 24 ottobre. Il 25 esce Medieval. Esce, è giocabile. Dai, 4 secondi. 3, 2, 1. E ci siamo. Però mi continua a dare lucchetto. Vediamo un po'. Ah, sì, io stavo facendo una prova. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Da tipo, non lo so, questo momento quando è che l'aspettavo. Non pensavo proprio sarebbe mai uscito un remake di Medieval. A mezzanotte proprio che me lo gioco perché versione digitale che ho preso io perché a parte mi sembra che non sia uscito in disco, ma non me ne frega niente, cioè. Il vero disco da Lady Medieval è quello da Play 1. Questo da Play 4 ci sarà tempo per prenderlo. Devo diciamo, dire intanto grazie a Sony che lo ha ripubblicato. Non pensavo ci avrei. Questo è il team che lo ha risviluppato, che non è il team originale. Non Tanto pensavo. tempo fa, nel reame di Ah, Gallomir, l'intro. viveva uno stregone Con chiamato doppiatore. Zarok. Non Quest'uomo aspettavo l'intro spietato e subito. arrogante Doppiatore è odiava quello i suoi di Gaia di God of concittadini per i War. loro modi semplici e pacifici. Così si mise a capo di Allora, un esercito di demoni e Medieval non ce la partì vedo per alla niente. conquista del regno. Però Il vabbè, campione del re, Sir John chiaramente non Fortescue, potevano guidò nel suo discorso di l'inizio nella Spiro e di battaglia Crash. contro Non l'Orca avrebbero mai Vitale. richiamato Alessandro Ricci. Vabbè, Ancora oggi i bardi amano cantare di come egli tanto guidò la la taiga sapete, contro quindi le forze giusto le indotte, immagini cambiano. di come i demoni. Però io direi di iniziare a giocare, perché comunque è mezzanotte, domani devo andare al lavoro. Io mi farei i primi 3-4 livelli, ecco ci vediamo l'intro, esattamente. Gioco che è fruibile in 4K su PS4 Pro, che naturalmente io non ho, quindi questo è un 1080, anzi no, è 720, è 1080 e lo sto vedendo io sullo schermo, ma io lo registro a 720 ancora per questioni. Dovrei alzare effettivamente la risoluzione. Sony Interactive, non lo so se è 1080, non lo so, comunque. L'intro è abbastanza bello, vabbè, quello da Play 1 a livello vestibolo. Play 1 era uno dei primi giochi ad avere gli FMV, questi non sono FMV, ma non c'è più bisogno oggi come oggi perché si prende i modelli dei personaggi. E si. Vediamo se è il doppiatore, e si. Fa girare la telecamera là vicino, insomma. Certo, gli FMV facevano un certo effetto all'epoca. Questo intro non lo schifo, eh. Però non mi aspettavo subito. Già vedo la doppiatrice di quella lì di God of War. Beh, in confronto ad Alessandro Ricci. Beh, comunque farò un gameplay non commentato. E ci metterò comunque la voce di Alessandro Ricci nell'intro, dai. Facciamo un piccolo edit. Ora va al villaggio addormentato e sveglia gli abitanti. Io ne ho viste molte recensioni che ne parlano bene e anche molte che ne parlano male. Chi ne parla male deve andare a fare in culo, perché è gente abituata agli standard odierni di No Man's Sky, questa roba qua, e ha detto anche, ma per gli standard odierni questo è un gioco brutto, è troppo piccolo, troppo ristretto l'ambiente, non c'è la mappa, ma cazzo, se ci metti. C'è un gioco semplicissimo, se ci metti la mappa pure, non lo so. Allora, lui va a risvegliare il villaggio addormentato. Cazzo dico, a risvegliare il villaggio addormentato. Va ad incantare il villaggio addormentato. Nella Play 1 la scena era abbastanza macabra per l'epoca. Ora ce la vediamo com'è qui. Comunque ho letto dalle prime demo fuoriuscite, ve l'anticipo, non è così cupa. Sulla Play 1 faceva molto più paura. Non è così macabra l'animazione rispetto alla versione originale per Play 1, ma perché hanno dovuto comunque aggiungere molta roba, la vegetazione, tutti quegli elementi di sfondo dove c'era il buio sulla Play 1, hanno aggiunto dei particolari. Bene. Facevano più paura sulla Play 1. Non avevano quegli effetti. No, l'effetto sì, degli occhi gialli ce l'avevano. Però vabbè, è una figata. Una mano non c'è.
Ah, ti veniva contro sulla Play 1. Faceva 150.000 volte più paura, comunque ok. Uno di quei demonetti vestiti per la roba, rivolge ai mercanti Garguglia, complimenti per la traduzione. Stranamente hanno sempre una copia di quello che hai perso. Ah, l'intro. La musica non è quella originale. L'intro è un po' diverso. Lo ricordo un po' diverso. Un po' tagliato, era un po' più lungo. La musica non era così. Di questo c'era. E mo c'è lo scheletro. Se poi vediamo un po' le opzioni. Ma tu stavi un po' aspettato, andava verso il lago. Allora, volume effetti, volume musica, vibrazione sì, schema comandi, inventario col touchpad, complimenti. Vabbè, ah, ho fatto pure un video dove dico che mi aspetto al PS5 e dico subito che mi aspetto che togliano quel touch. Cambia bersaglio, visuale den, movimento laterale, vabbè, questo movimento laterale e visuale den non è che me lo ricordo proprio, però parata R1, boh, bersaglio salta, comandi vocale, visuale. Muoviti, vabbè. Che sapete che io sono un po' daltonico? No, ma da 1 a 10 1. Cioè, se vedo un rosso un po' scolorito e un verde molto scuro, li confondo. Ma... Lingua di sistema. Karakowski. E quale vogliamo me? Mostra sottotitoli? No. Non li voglio, grazie. Pure sospiro, prima lo stavo provando, vaffanculo, ci hanno messo i sottotitoli con la faccia. Dai, andiamo, amico mio. Oh, l'effetto è quello originale. L'ho riconosciuto subito. La risata. Ora ci sarà il filmato di Dan che resuscita. Io questa prima parte facciamo cripta, cimitero, collina del cimitero, mausoleo della collina. Poi basta. Domani comunque, domani mattina, devo andare al lavoro. Ora c'è la scena dove resuscita Dan. E ci saranno i cosi che gli parlano. Satiri, questi. Ah, poi ci hanno messo l'elmo di Dan. Ho visto una demo in inglese dove si dice l'elmo di Dan. Date almeno i... Dan non è che c'era un doppiatore, però c'aveva uno che farfugliava qualcosa, cioè una cosa del genere. E vabbè, prima morì. Chissà se almeno l'hanno tenuto. Cioè, lo scheletro hanno tenuto l'effetto originale. Mo ci vediamo un po'. Mo gli dovrebbe ricomparire l'occhio. Ah, interamente basato su Medieval 1, non su Medieval Resurrection, questo remake. Quindi, è il vero e proprio remake di Medieval 1, non come Resurrection, che era sì un remake, ma molto variato. È anche una parodia un po' scherzosa. Danna, alzati. La mia moglie parla quello. Chissà chi cazzo lo doppierà. È resuscitato. No, è lui! È lui, sì. Guarda l'eroe di Galumir, colpito a morte durante la prima carica. No, il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Ma è il doppiatore originale! Dai, quello che faceva il ministro della difesa di Metal Gear Solid. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità. Sconfiggere Zaro. Sì, è il doppiatore originale, ma sapete una... Sì, questo lo sapevo che... è il doppiatore originale, ma l'audio è stato ripreso dalla Play 1. Oddio, è un po' complicato muoversi, eh. Fa un po' sentì. È resuscitato. Sì, è lo stesso... tono vocale, lo riconosco subito. Quindi hanno preso l'audio della Play 1 e l'hanno messo qui. Allora non mi sorge spontaneo. Che cazzo hanno preso la doppiatrice di Gaia di God of War e l'hanno messa là? A fa... I comandi sono un po' diversi. Non voglio questi comandi, voglio quelli originali. No, scusa, non ci capiamo. Io voglio il menu. La pausa. Grazie. Opzioni. Comandi. Schema comandi. No, comandi classici. Ok, mo ragioniamo. L'elmo di Dan dovrebbe essere quello... Ah no, c'era la Deluxe Edition, tipo. Comunque qua non ci potevi entrare sulla Play 1. Qui non ci potevi tornare. Vabbè, comunque... No, sì, tramite debug menu, tramite trucchi ci poteva. Comunque, avevo visto un video dove c'era l'elmo di Dan, ma mo che ci ripenso c'era la Deluxe Edition dove c'erano i cosi, l'elmo. Ma costava di più, era una roba assurda, 10 euro per di più.
era assurdo, un'assurdità. E oddio, guardavo Bottiglia Vita, ha fatto un po' male. E niente. C'era anche l'elmo di danno che era presente solo nella versione giapponese. Qui è dove ci sarebbe una Bottiglia Vita. Comunque sembra un anticappato quando cammina, Guarda, mica camminava così ritardatamente. Leggiamo il libro. Sei rimasto disteso per 100 anni. Avrai le ossa rotte. Usa la cripta per abituarti al tuo nuovo stile di vita. Ma sono doppiati i libri. I tesori che trovi vengono convertiti in monete. Beh, sono doppiati i libri dalla doppiatrice di Raya di God of War. Ah, una Bottiglia Vita, buona. Però... perché non hanno confermato Ricci sull'intro, scusate. I pugnaletti, i buoni. Alcune armi possiedono poteri e capacità eccezionali. Provale tu. Vabbè, questi sono di mono, non possiamo nessuna. La vita non mi piace lì in alto. Allora, ultimo. La spada corta. Non si trovava lì. Trovava appena scudo di rame, la spada corta, lo spadino, vaffanculo. Chi ha fatto queste traduzioni? Nel mondo di Gallowmir troverai un gran numero di oggetti per vederli. Vabbè, dai, mo non è che stiamo a leggere i libri, magari lo lascio nella versione senza commento, che è un po' più, diciamo, cinematografico. Ma perché, vaffanculo, la stellina ti segue, dai, che coglioni. Mi sembrava infatti averlo visto nel trailer. Cioè, Play 1, quando tu piavi un'arma che non richiedeva la stellina, non c'era. Infatti mo ti segue, rompe i coglioni. Vediamo un po' se c'è un'opzione. Inverti, nascondi l'interfaccia con il tasto L3. Non so cosa sia. Ah. Ma niente di che. No, poi vorrei le musiche originali. Audio, volume musica, volume dialoghi. Non ci sono le musiche originali, sono ispiro sta cosa. Niente. Niente, purtroppo sembra un po' ricomincia il livello, addirittura. Sembra un po' scarno il... non c'è opzione per uscire, ricomincia solo il livello, vabbè. C'è un'opzione per tornare alla mappa, sembra molto scarno questo menu. Rivorrei un po' la musica originale, che questa qui fa un po' schifo, onestamente. Comunque, dicevo, il gioco è un'esclusiva Play 3 quando e lo sarà per pronto? Sempre. Perché il gioco lo fece Sony nel 98 e sempre solo stato di proprietà di Sony. Quindi è un'esclusiva Zarok, Play... seguendo la sua 3, diabolica odissea attraverso Gallowmir per scovare l'uscita in una... E niente, è un'esclusiva, dicevo. Prezzo 30 euro, che secondo me è un po' alto, perché se si... questa mappa fa un po' schifo. Se si considera... ma la musica è quella di Medieval Resurrection, dai, vaffanculo. Ma dai... la musica mappa è quella di Resurrection. Mamma mia. Cioè, il prezzo di 30 euro è alto, perché The Crash, Spiro e... chi cazzo era? Crash e Spiro davano 40 euro, ma erano tre giochi rimasterizzati. Qua un gioco rimasterizzato 30 euro è un po' tanto. Poi, boh, la musica di... perché non rimettere le musiche originali? Mi aspetto perlomeno una patch correttiva. Facciamoci il Graveyard. Così iniziamo a vedere com'è. Scontento sì, ma già come vedete qualcosa non mi piace. Certo, è un giocone in confronto a tanti a tante merde per Play 4. Ma sono rimasto un pochino deluso. Già, le musiche non sono originali, quelle originali. La stelletta ti segue senza un motivo. Non è disattivabile. Tutto risolvibile tramite patch. Ma... oh, calmo, ma non mi piace. Bentornato nella tua adorata Gallowmir, i maleodoranti. Santellina non mi deve servire. Però almeno si vede l'esterno. No, vorrei rompere le barre. Almeno si vede l'esterno. Beh, vedete, sulla Play 1 non c'era tutta sta roba, ti vedevi il buio. Per questo l'animazione era molto più... cazzo si dice? Era molto più tenebrosa e cupa rispetto a... sembra, ma questo dovrebbe anche crocessare il motore grafico di Spiro, questo che hanno usato per Spiro Trilogy. Molto bello. Mai visti giochi con questo motore grafico su Play 4 nel
Qua c'era una runa, se non mi sbaglio. Non era proprio qui dentro, però ho cambiato un po' le posizioni. Già lo spadino nella cripta di danno non era dove era, comunque è semplicissimo. Diciamo. La fontana della vita è fatta un po' male, il pochetto. Ma che cazzo? Oh! Non lasciare che gli zombie ti fermino. Puoi curare le tue ferite camminando. Allora, la doppiatrice di questa qui, che faceva anche God of War, è veramente brava, ci mancherebbe. Però, visto che hanno ripreso l'audio dalla Play 1, perché non so come si chiama quel doppiatore lì che doppia i satiri, io mi chiamerò sempre i satiri, non le garbuglie, come cazzo l'hanno chiamato. Però, se hanno ripreso l'audio, potevano prendere anche l'audio per l'intro, insomma, questo che è. Poi, boh, troppo super luccicanti quelli a fare. Si deve fare anche... Ah, c'è il menu veloce come a Medieval 2. Vabbè, questo è brasso, è brasso. Oh, levati dai coglioni, stupido. Ma carica pure i pugnaletti, vabbè, questo è un po' bravo. Parati nello speedrun di Medieval, scusate, mi dicendo da speedrun. Ma dai, sta musica, rivoglio quella originale per... Ricorda, non c'è nulla che possa sfuggire agli occhi di un angelo. Poi tra l'altro il doppiaggio, questa stellina, nella Play 1 c'era in un prototipo, cioè la Medieval Rolling Demo bisogna cercare, non era lì il calice ma era sul bordo, e c'era praticamente questa cazzo di stellina che serviva anche quando tu avevi le armi. Invece qui, sempre in quel prototipo, c'era tipo un generatore di zombie. Basta cercarlo su YouTube, si può anche scaricare. Per giocarlo serve un screenshot. E c'era sta cazzo di stellina che serviva anche quando tu avevi le armi. Questa qui tipo la spada. Mentre nella versione finale del Play 1 non c'era che ti serviva quando tu avevi la spada, solo quando avevi tutto. Sto capendo niente. Comunque, troppo semplice devo dire il gioco. Questi sono i gargoyle mercanti, si chiamavano. Veramente troppo semplice, non hanno fatto ben poco per aumentare la difficoltà, perché veramente troppo semplice. Sarebbe da prendere il calice però, perché vorrei andare a salvare gli eroi. Poi devo mandare la schermata, ma chiesto un amico mio di mandargli un po' di screenshot. Qua ci vorrebbe la chiave. Oltre questi cancelli scheletrici si trova. Vabbè, qui ci torniamo dopo. Vabbè, sì, l'avranno mantenuto anche qui, ritorno al cimitero, anche perché c'era il calice. Però guardate che antica ha fatto come quello. Beh, insomma, si voleva fare un po' meglio, secondo me. Ah, ma va detto che potevo prendere il calice, me l'ho scelto il calice. Cioè, vabbè, è vero che non ho nemmeno il colpo, come si chiama? Qua mi sembra c'era. Vai. Ok, perlomeno vorrei vedere se hanno confermato qualche doppiatore originale o se ne hanno chiamati altri. Secondo me hanno chiamato solo quella di Gaia e hanno lasciato tutti i doppiatori originali. Cioè, chiaramente con voci prese dalla Play 1, perché a me quello mi è sembrato lo stesso. Non mi viene il termine giusto, ma lo stesso intonazione di voce. Si sente che non è una. Come si dice? Non è un ridoppiare, non è che hanno chiamato lo stesso doppiatore e gli hanno detto ripeti la stessa cosa, perché se ne accorgerebbe. Anche in Dragon Ball Super mi sono accorto che gli stessi doppiatori hanno gli stessi doppiatori, per esempio, che hanno il sommo, senti la voce in Z e la voce in Super, è un po' diverso, più provocato. Vabbè, io direi che la devo aver fatto. Aprimelo! Perché mi sono... Perché questa cosa qua che io... Capisco perché devo interagire io col baule, guarda. Allora, vediamo un po' se è questo.
Attenzione! Zarok aspetta al di là di questi cancelli. Il maestro incontra il demonio del mausoleo, ordendo le congiure più immonde. State alla larga, figli di nessuno! Doppiaggio stessa, stesso timbro vocale, questo è chiaramente preso dal gioco Play 1 con programmi tipo PS Sound. Cioè, immaginate la Sony che si è fatta spedire da eBay, cazzo, una copia di Medieval che penso nemmeno ce l'aveva, non c'è più nemmeno l'animazione di quando ci entri con quell'effetto. Si è fatta spedire una copia di Medieval tipo da eBay e ne hai estrapolato l'audio tramite PS Sound. No, secondo me l'hanno direttamente scaricata. Guarda. Benvenuto nel salone dei. Vabbè, a sto punto il doppiaggio lo conosciamo. Qui, ah, qui ci hanno aggiunto quello che ti fa comprare. Hai sbloccato un nuovo couch. Va bene, qui ci dovrebbe essere un libro. Solo quando sarai degno del titolo di eroe avrai la possibilità di accedere ai livelli superiori di questo salone. Non appena avrai reso. Io associo troppo questa a God of War. Mi ricordo, dice: lascia che l'ira dei titani rinforzi le tue spade, Kratos. Vediamo un po' chi è il doppiatore di Team L'Astuto, se è quello originale. Captain Fortescue, sono io, sì. Team L'Astuto. Come va la battaglia? No, dai, non è quanto lui. Quanto vorrei combattere al vostro fianco, capitano. Ma aspettate, potreste usare il mio arco, è rapido e può far rimbalzare le frecce contro il muro per tirare negli angoli. L'ho usato nella battaglia di Galomir. Dopo che siete caduto, ho abbattuto l'Orcardo, che è il campione di Zaro. Un colpo preciso nell'occhio, lanciato da 1000 metri circa. E certo, non che ci sia da vantarsi. Era diverso. Dan era diverso. Il doppiatore di Forte. No, il doppiatore, scusatemi, la. Si dice. L'effetto di forza. Non so se non è effetto. Faceva. Vabbè, dai, allora la possibilità di vedere Alessandro Ricci c'è. Cioè, di sentire Alessandro Ricci c'è. Però, cazzo, una patch per. Per favore, una patch per le musiche originali. Andare a riprendere la musica di Resurrection addirittura. Però vabbè, ripeto, è un vero e proprio remake. Che Resurrection era cazzo, questo è il primo gioco che vedo che ha due remake. Due. Però quello per PSP sì, è un remake, ma molto cambiato. Invece questo è proprio un rifacimento tale e quale, con le dovute migliorie e con qualche piccolissima differenza, non come Resurrection che era una differenza abissale. Voglio sentire il doppiatore di Zarok, se è cambiato, se è quello originale. Anche nella tomba il vecchio nemico mi perseguita. Sei arrivato troppo tardi, Fortescue. Il mio esercito è già resuscitato. Bellissimo. Non riuscirai ad uscire da questa necropoli. E' bravissimo sto doppiatore. Non so chi cazzo sia che non ha mai doppiato nessun Metal Gear, mi sembra. Però, purtroppo, mettere le voci originali non rende giustizia all'originale, perché... Bellissima idea, per carità, non ce l'ha avuta Activision di rimettere le voci originali in Crash e Spyro. Nemmeno prendendole dalla Play 1 come ha fatto Sony. Però io voglio le musiche originali, cazzo. Allora, a sto punto, se devo scegliere tra Crash, tra Spyro Trilogy, che ha rimesso le musiche originali, e a cambiare i doppiatori, Medieval, direi Spyro Trilogy, che almeno mi ha dato la possibilità, oltre a sentire musiche nuove, di farmi scegliere di rimettere quelle originali. Poi, boh, non so, non credo sia un problema di diritti. Di inestimabile interesse archeologico. Distruggi il masso e saccheggia i tesori che si trovano all'interno. Mi ricordo, mi venivano Bob e Barn, tipo, si chiamava Duff Note, dicevano i diritti delle canzoni Medieval. Ma vaffanculo, bastardi, a segnalarmi ogni video. Addirittura uno si è segnalato manualmente. Cioè, manualmente andarono lì sul mio video a... segnala che era copyright loro, ma vaffanculo. Può essere pure che sti stronzi gli hanno chiesto troppo per i diritti. Facile. Bastardi. Allora, qua che bisognava fare? Ah, ok, qua c'è la paura. Spacca tutto. Fiala dell'energetica questa.
C'era da... da prendere il bastone. Ah no, che cazzo faccio? Tu problema uno c'era un bug, che sto facendo? Qui naturalmente ci morireste subito. Fa attenzione o questi massi ti sbricioleranno le ossa. Spero che tu abbia... Triangolo. Porca troia, ci sono andato dritto. Più o meno stesso. Vabbè, comunque c'era un'eccessiva salute. Questo gioco c'era una salute un po' eccessiva, ci dava. Bisogna andare nel... E apre il posto baule, ma che palle! Che senso c'ha premere R1 per aprire il baule? Clava, no, bastone no, clava. Ma poi rimanevano in... Non scomparivano sulla Play 1. Rimanevano lì proprio. Era un po' molto più macabro. La clava è un'arma rudimentale ma efficace. Sì. Magari, ecco, per bloccare il gioco tu la usi tutta qua dentro senza rompere i massi. Così rimani là dentro. Dai, studiamoci un po' che... Deluso sotto molti punti di vista. Allora, ci sarebbe da fare una cosetta. Facciamo subito. Allora, vai. Tanto quello, vabbè. Levati un po'. Un po' là dentro. Ok. No, forse un po'. Manco. Allora, fiala energetica, talismano, ecco, questo serve molto. Non voglio scordarsi. Quanto ho di clava, cioè di bastone? Levati un po' dalle... Oh, hai rotto il cazzo, via. La telecamera è troppo vicina al personaggio. Vediamo anche qua com'è la tornata. Allora, poi che dici? Guida alle congreghe per streghe e appassionati di stregone. Sì, vabbè, mo questo magari un'altra volta. Mi sa che hanno aggiunto qualche segreto. Ma tu sai quello là sotto, 150? Tu hai 150 di vita, eh? Lo scudo, un po' così, eh? 150 di scudo. Oh, aria fresca. Mi dà fastidio a me quel coso blu. Oh, aria fresca. Porca troia, quanto sulle TV a LED, altro che tubi catodici. Se cazzo il TV a LED del blu dà un fastidio. Se lo guardi troppo. Ma oh, guardate, Borderlands 3 non lo posso più giocare perché mi dà un fastidio della Madonna agli occhi. Devo ricacciare un Dual Plasma, guarda. Cioè un Dual Plasma una volta lo devo ricacciare. Non dà fastidio al gioco. Chissà che cazzo è. I comandi sono talmente... Non c'è il feeling del gioco originale. Quelle rosse mi sa che ci possono fare. Beh, in effetti sì. Non quelli elencati da quei deficienti di recensori. Sacrificheremo la nostra vita. Ma che cazzo è? Non so io. Esatto. È sempre bene che l'avventuriero controlli attentamente ogni area. Le zone nascoste c'è. Sì, te lo dice perché tu. Quel coso non c'è. Questa cos'è una macchina? Boh, non c'era sull'originale questo. Cazzo, è infinita? Non credo proprio che ridava tutta quella vita sull'originale. No.
I difetti si sono e si vedono, una specie a livello di gioco. Certo, Crash un po' cambiava, Spyro un po' cambiava, ma qui ci manca proprio il feeling dell'originale qui. Quindi anche qui non hanno riusato lo stesso già codice di ritorno sorgente. Dalla battaglia, eh? Cioè il codice di programmazione che usavano su Play 1, che ora sono tutti buttati. Una volta li facevano i giochi e li buttavano. Insomma, se desideri rendere omaggio a... Poi, quando dopo 20 anni li vogliono rifare, devono rifare da capo. Urra! Sapevo che ci sarebbe voluto più di un Ah, grazie. Però mi ha ridato l'energia, non so da come. Vorrei abbandonare. Dava l'ultimo livello e poi basta. Salvataggio automatico, ma cazzo fai così. Ma vedi se c'è un menu nella mappa. Non c'è manco la possibilità di accedere al comando. A parte che cazzo ci fai con start nella mappa. Ah no, triangolo esce. Bello, fa quello zoom. Comunque la mappa della Play 1 era fatta molto meglio perché era al mausoleo in cima alla collina. Beh, almeno hanno rotto bene su Media Vir Resurrection. Era il mausoleo di Hilltop. Hill, collina, top, cima. Se l'avevo interpretato come il nome del mausoleo, vabbè. Ok. Però, una cosa che... Ogni... certi livelli... Stai entrando in un luogo di dolore. Girano molte voci sui terribili atti compiuti nelle catacombe segrete sotto questo salone. Dicevo, c'erano anche dei filmati introduttivi sulla Play 1, ci saranno anche qui, però... Chiaramente per risparmiare spazio sul CD della Play 1, che era di 700 mega, si tendeva un pochettino a... Cioè, non l'avevano messo in tutti i livelli. Qui sulla Play 4 mi aspettavo almeno un FMV per ogni livello. Comunque questo, che è uno dei livelli più importanti, beh, mi aspettavo un pochettino un FMV ad accogliermi. Comunque, schermo, non c'ho nemmeno la possibilità di cambiare la telecamera. La versione Play 1 aveva 500 telecamere. E lascia un po' l'amaro in bocca, dai. Non ho molte possibilità, io. Vabbè. Ma la voce della, che cazzo è? Ah, mi mette tutto così, cioè. Armatura, armi a distanza, tutto un po'. No, su Play 1 era fatto meglio. Esattamente. Qua ce n'è un altro di coso. Aspetta, la musica originale era molto più macabra. Forse a livello di macabrità qui. Come cazzo ha fatto da tipo? Ah, vabbè, non aggiungo qualcosa. A livello di macabro magari. Ma che cavolo! Posso da fuoco anche a lui. Sì, questo sulla Play 1 non c'era. La funzione ottima. A livello di macabro, forse un po' macabro, più macabro qui, che sembra una chiesa. Ah, bello effetto. Quando il nemico, diciamo, dà di calice. Lo prendiamo dopo. Cioè, quando viene ucciso, va direttamente al calice. La musica fa schifo, non voglio quella originale. Attento ai demonietti dalle mani lunghe. Perché... vorrei un'altra telecamera. Che cazzo guarda, ma fanno schifo. Cioè, erano fatti 10 volte meglio sulla Play 1. Sembrano dei poligoni. Ma che cazzo so, bug questi, guarda. Sembra una versione beta, sembra. Che ci mancano le texture. Oh. Un po' deluso, onestamente. E io sono un grandissimo fan di Medieval. È quello che mi ha fatto più contento di tutti, ovviamente, di questo. Più contento di Crash e di... Allora... Quanto è che si qua c'è un po' che un altro... E un altro si torna al... Luna della Terra, eh! Non una Terra, Luna della Terra! Qua si... Vabbè, muoio...
Vabbè, l'effetto della morte sono scorso di arrivare. C'erano molti più effetti. La runa della terra. Ma forse è più giusto la runa della terra. Ma runa terra mi piaceva di più. No, 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 aspetta, come l'ha chiamata? Una del caos. Sopra uno risparmiavano anche sul del, per non occupare qualche bit, dico. Come questo si ruba la roba. Una baghetta. Eh no, tu non mi rubi a palestra. Porca troia. L'hanno reso un po' più intelligente. Questa cosa è grappa il signore, danno. D'affrontare il grande maestro del mausoleo, cosa si vede com'è? Qui c'è la runa della luna. Almeno qui proprio è molto più macabro così. Almeno qui mi aspetto di trovare un'uscita, che sulla Play 1 era. Non c'era l'uscita, prendevi la chiave e finiva il livello. Questo fa paura. Da solo, qui c'è l'altro coso, qui di roccia, qui c'è il concerto. Ho fatto queste traduzioni, se ne andrà a fare. E dai, incanti, per Dio. Voglio la clava come la secondaria. Ma che cazzo. Qui c'è il grande maestro, ma con due fiale. Quanta energia c'è? Deve essere un po' difficile. Non c'è nemmeno una modalità difficile. L'aspirante fantasma desidera suonare una nuova melodia, ma sembra che sia condannato a dover ripetere. Ancora la stessa nota. Vabbè, che gli posso fare io? Allora, devo andare qua, devo ripassare. Che... non potevo anche ripassare là, ma... devo usare la runa... la runa luna per prendere la partitura, ma a sto punto non, spero si chiami spartito, che forse sulla Play 1 era tradotto male partitura, spero si chiami spartito. Ma perché c'ho ancora questa? Ma come devo fare per mettere a balestra? Niente, non posso cambiare. Ah, come cazzo si pare. Vabbè, facciamo conto che non esista, che cazzo ne so, si capisce un cavolo. Facciamo come sulla Play 1, apro l'inventario e non c'è problema. Spero si chiami spartito, perché sulla Play 1 partitura mi sembra un po' arcaico, letteralmente, come spero che Sotterranei del manicomio, nella versione inglese si chiamavano Inside the Asylum, quindi qui si dovrebbero chiamare Dentro al manicomio, non i sotterranei del manicomio. Sì, nei sotterranei tra un po' ci finisco. E veramente fa schifo, sembra veramente le texture non finite, eh. E basta. Porco Dio. Veramente, non piacevo, Così mi pare che sta qui c'è... muovito. Ah, si fa una bella animazione. Su Play 1 ci dice una mezza animazione, sarà fatta. C'è questo rumore un po' sinistro, lì c'è uno scudo di rame. Due panzoni. Il pezzo del cuore era molto più sinistro sulla Play 1. Le luci non venivano così. C'erano segnali, mi sembra. Però forse coltelli è un po' più proprio. Ci sarebbe da prendere il calice, ecco che dice.
Il demone della vetrata è il signore del mausoleo. La sua anima maligna è gelosamente custodita in un gelido cuore di vetro. Poi... Poi il calice lo posso prendere. Anche l'effetto non è quello originale. Facciamo quel 99. Per non abusare. Se io cammino qua però non dovrei incontrare. Devo andargli proprio contro. Allora, devo usare lo spartito. No, c'era anche una descrizione. Non c'è nemmeno quell'effetto che ti partiva e ti andava direttamente lì. Vabbè, avete capito, quell'effetto che gli consegnava lo spartito. Ah, però beh, almeno fa ridere. Guarda, almeno fa ridere questo, dai. Vabbè, so, per uno non potevano fare questi effetti. Direi che possiamo incontrare il maestro adesso. Vediamo un po'. Spero che almeno l'uscita sia lì. Cioè, come lo batti sulla uscita al vetro, come a Resurrection. Ma che cazzo hanno usato lo stesso modello per Play 1? Cazzo sei arlecchino? Sai come abbiano usato lo stesso modello 3D della Play 1? Mi sembra un po' più forte rispetto al... Ah, sotto dice demone della vetrata, quanto c'è? Ma qua te lo dovrebbe dare lo scudo di rana. Qua dovrebbe cadere lo scudo di rana se non ce l'hai. Dai, grande maestro, devi aspettare. Sei un handicappato, grande maestro. Oh, non ti comincerà pure. Ma cazzo, dai. Sì, stessi movimenti, stesso tutto. No, vabbè, è sempre bello, dai. Diciamo che è una bella boss fight. È riuscito abbastanza bene a boss fight, molto simile all'originale. I miei dubbi sono su altro. Il fatto che questo sia un progetto a basso budget si vede. Perché... Non tanto per... Cioè, hanno fatto, certe cose sono ottime per il ridoppiaggio, ma certe cose non... Ci posso passare solo, mancano le musiche originali. Dove sta la chiave del teschio? Ok, da dove si dovrebbe uscire? Ah, da qui, ecco, perlomeno si esce da qua. Ah, hanno fatto almeno sta cosa. E sulla Play 1 di finiva il livello così all'improvviso. Sì, vabbè, come a Resurrection. Ah, mi sta tanto che puoi anche riuscire dal... Da lì puoi riesplorare il mausoleo. Ecco il salone degli eroi, grande magazzino. Ah, Fortescue! Sembra che quel furfante di Zaro sia ancora vabbè, vivo. Credevo che lo avessi fatto. Perlomeno io mi stavo, diciamo, disperando del fatto che con il ridoppiaggio del gioco avresti perso, soprattutto nel salone degli eroi, dove parlavano uno romano, Alessandro Ricci parlava romano, uno... è troppo bello il doppiaggio per cestinarlo, l'hanno fatto benissimo, la cosa forse migliore. Però dal punto di vista della giocabilità, anche di come si muove, manca le musiche originali, dubito, cioè ho deluso. Poi vabbè, il martello di Thor... animazione, vabbè. No, non è come Resurrection, no, perché se fosse come Resurrection io non posso farlo insieme allo scudo, no, questo non succederà. Vabbè, allora la parte finisce qua, dai. Io mo ritorno al cimitero, lo facciamo un'altra volta. Niente, dai. Questo era la prima parte, mo la prossima, che ne so, faremo il ritorno o tanta altra roba. Ah no, mettiamoci una piccola cosetta, va. Mettiamoci che andiamo alla cripta di danno a prendere la bottiglia. Dov'è la cripta? Guarda, il bello va nella cripta di danno che è al cimitero. Sì, li prendiamo.
prende giusto la bottiglia di vita che mo posso prendere con il martello. Allora, bottiglia di vita, i muri non va bene. Vabbè dai, niente, questa era la parte 1. Mo la prossima la farò domani. Comunque lo carico tutto, la versione commentata, poi lo faccio senza il commento. Dai ragazzi, vi saluto.